Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi dei tre pilastri fondamentali per un batterista, cioè le tre cose veramente indispensabili che un batterista deve saper fare, che un batterista deve avere nel proprio bagaglio. Poi ovviamente il bagaglio di un batterista è per prima cosa infinito, perché le possibilità che ha un batterista sono infinite, e soprattutto dipende da batterista a batterista. Ogni batterista si costruisce un bagaglio a sé, diciamo, un bagaglio proprio. Su questi tre pilastri, diciamo, io ho costruito i miei tre corsi che da oggi, ve lo dico, sono in sconto e rimangono in sconto per una settimana, quindi fino al 2 novembre 2022. Da adesso, tra l'altro, è possibile anche provare i miei corsi gratuitamente, cioè potete attivare la prova gratuita di 24 ore per qualsiasi corso vogliate, e così almeno avete la possibilità di accedere a tutto il corso completamente, potete vedere tutti i video, tutti i contenuti, tutto quanto, in modo completamente gratuito per 24 ore, in modo tale poi da decidere se è il corso che fa per voi e quindi acquistarlo successivamente oppure no. Quindi in questo video voglio spiegarvi tre cose fondamentali, darvi tre tipologie di esercizio fondamentale per incominciare a capire quali sono questi tre punti fondamentali, questi tre pilastri. Quindi andiamo, mando la sigla, che poi utilizzeremo anche dopo la sigla, vi spiego il perché, lo scoprirete, e poi cominciamo dal primo di questi pilastri, il primo. Piccola parentesi, se state guardando questo video dopo il 2 novembre 2022, non preoccupatevi, andate sotto in descrizione e leggerete che c'è una sorpresa anche per voi. Sigla! Quindi, allora, primo pilastro fondamentale per un batterista è il groove. Il groove vuol dire tante cose, non vuol dire niente, ci sono migliaia di tipologie di groove, ma secondo me per avere un groove figo, potente, bello controllato, bello pesante, perché poi secondo me un groove deve essere pesante, qualsiasi sia la dinamica, ma un groove deve essere figo, il batterista deve proprio dare le fondamenta di tutta una canzone. E qual è il genere migliore per studiare, diciamo, per suonare dei groove con questo peso bello possente? Il rock. Infatti ho creato Batteria Rock volume 1, che è un corso che parte dalle basi proprio del rock, dei groove, anche dei film, ma principalmente dei groove, per poter riuscire a suonare dei groove fighi, potenti, e soprattutto per andare ad applicare subito quello che studiamo alle canzoni, quindi alle canzoni famose. Ci sono canzoni di Oasis, Metallica, Vasco, Police, cioè ce ne sono veramente tanti, e in tutto questo mi concentro veramente tanto sul groove e sulla figaggine del groove. Facciamo un esempio. Partiamo con una ritmica rock, cassa rullante abbastanza semplice, diciamo. Partiamo in batteria rock, partiamo anche più semplici di così, partiamo proprio dalla base, ma partiamo da una ritmica comunque in ottavi abbastanza semplice, con cassa rullante. Prima cosa, il suono, ragazzi, il suono è importantissimo. Cassa suonata con il tallone su, mi raccomando, perché così riusciamo ad avere bella potenza. Rullante suonato con il rimshot, quindi bordo e pelle. Si può suonare anche senza rimshot, ma secondo me col rimshot nel rock soprattutto ha un po' più di spinta. Questione Charleston, perché questa è la parte importante del groove in generale. Cassa e rullo devono essere belli potenti, ma il Charleston determina un po' tutto quello che vuole dire il groove. In pratica noi possiamo suonare il Charleston normale, nel senso, e fin qua è un ritmo normale, sembra un po' di leggere una parte in cui c'è scritta questa cosa qua, e noi facciamo. Per dare un po' di vita, ed è questo che mi piace del groove in generale, cercare di dare un po' di vita al groove, cominciamo, essendo parlando di rock in questo caso, ad aprire un pochettino il Charleston, a creare il Charleston detto half open. Non open, non closed, half open, mezzo aperto. E poi diamo degli accenti al Charleston. Nel rock la cosa che si fa di solito è accentare un colpo e poi fare una ghost. Quindi col Charleston chiuso diventerebbe accento, ghost, accento, ghost. Half open.
La Ghost, quando apriamo Paul Charleston, quasi non si sente, ma è importante per continuare a dare la stessa spinta al groove. Andiamo a suonare questa tipologia di Charleston con il groove di prima. C'è un po' di differenza tra questo e questo. Non ho cambiato cassa rullante, sono identici, ma il Charleston ha fatto sì che il mio groove risultasse con più tiro, più seduto anche, più sembra più tranquillo ma con più tiro. Ovviamente non è l'unico Charleston, se sentiamo, e dopo ve la suonerò, la canzone che ho messo nell'intro, che è una canzone rock, hard rock, non ha il Charleston in questo modo qua, ma ha il Charleston con gli accenti al contrario. Quindi prima Ghost e poi accento. Che suona quindi il Charleston in levare. Quindi, ragazzi, fate attenzione a cassa rullante quando suonate rock, ma fate anche attenzione al Charleston, perché questo è veramente, veramente, veramente importante per riuscire ad avere un groove bello solido, figo, che dà tiro a tutta la canzone. Vi faccio sentire la canzone suonata da me, quella dell'intro, con il portamento del Charleston normale, quello ti normale, poi passo al portamento rock, quello che inizia con l'accento più seduto, e poi passiamo al levare. Sentite quanto cambia il groove e quanto cambia anche il brano cambiando il Charleston. Il groove può cambiare veramente tanto una canzone in base al groove che facciamo, anche se casse rullante rimangono così e cambia magari anche solo il Charleston, il brano cambia proprio forma totalmente. Ma i groove non sono l'unica cosa per un batterista, c'è il secondo pilastro in cui vi parlo dei fill. I fill per i batteristi sono una cosa anche qua fondamentale, volevo dire super fondamentale ma non mi piaceva, quindi fondamentale, non forse tanto come i groove, ma comunque i fill servono per abbellire, servono per dare continuità a una canzone, servono per far capire anche agli altri componenti della band che stiamo passando al ritornello, vogliamo fare un lancio, vogliamo abbassare la dinamica, alzarla. I fill ci servono sempre. Il problema dei fill tante volte è che manca un po' di creatività tante volte nei fill, cioè facciamo sempre gli stessi pa pa pum psh, pa pum pum pa ta tun ta tu tu tu, oppure pa 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 pa, e questi sono dei fill che sicuramente vanno benissimo, ma nel momento in cui vogliamo andare a creare qualcosa di diverso esiste una tipologia di fill chiamata linear, che è praticamente un incastro, degli incastri tra mani e piedi, che ci permettono di creare infiniti fill non ho più voce, ma soprattutto fill creativi che possiamo utilizzare nel rock, nel pop, nel funk, nel jazz, nel blues, nella musica latin, in qualsiasi tipologia di musica. E proprio per questo ho creato un altro corso che si chiama Linear Box, che è un corso che dura più di 6 ore, in cui vi spiego questa concezione di fill, che secondo me, almeno per quanto mi riguarda, è quella
più che ti permette di dare più sfogo alla tua creatività, partendo proprio dalle basi. Quindi partiamo dalle basi dei linear fino ad andare a linear molto più difficili. Il corso è diviso a livelli e in ogni livello vado a ispirarmi a un batterista: Mike Portnoy, Mario Duplantier, Benny Greb, Kate Carlock, Vinnie Colaiuta. Arriviamo fino a Vinnie Colaiuta. Quindi, Phil, vi do un assaggio di cosa intendo e più che altro vi do una, due in realtà idee che potreste usare in una vostra prossima canzone. Il primo fatto in una battuta completa di sedicesimi, e andremo a fare questo passaggio qua. Ve lo suono e poi ve lo spiego. Questo qua è un incastro, è un continuo incastro tra mani e piedi. Linear si chiamano gli incastri tra mani e piedi e ovviamente sono dei passaggi che troverete all'interno del mio corso Linear Box. Questo che cos'è? Questi sono due linear 5 e due linear 3. Perché? Perché io vado a fare rullante, tom 1, timpano, rullante più una cassa che crea un gruppo linear 5 con una sola cassa. Esistono anche linear con i doppi colpi di cassa. Oggi vedremo principalmente però quelli con un colpo solo di cassa, perché sono un po' più semplici e li potete fare tutti. Poi ovviamente nel corso vado a parlare di tutte le tipologie di linear esistenti. Questo è un linear 5 che ripeto due volte e poi vado a fare due linear 3. Il primo su rullante, tom, cassa. Linear 3 perché è composto da tre colpi, rullante, tom, cassa. E il secondo linear 3 è di nuovo composto da tre colpi, timpano, timpano, cassa. Due linear 5. Linear 3, linear 3. Per farvi capire che questo dura una battuta completa, in una battuta completa ci sono 16 sedicesimi. Io sto andando a fare 5 sedicesimi del linear 5 più 5 sedicesimi dell'altro linear 5, 3 sedicesimi linear 3, 3 sedicesimi linear 3, 5 più 5 più 3 più 3, 5 più 5 10 più 3 13 più 3 16. Quindi ci sto perfettamente in una battuta. 1, 2, 3, 4. Sentite? È una figata, perché io ho la possibilità di aumentare quanto voglio la mia creatività. Pensate allo stesso passaggio per non andare a mettere troppa carne al fuoco. Facciamo un altro passaggio con gli stessi numeri, 5, 5, 3, 3, ma andiamo a cambiare la disposizione delle nostre mani. Qui facevo rullante, tom 1, timpano, rullante per il linear 5, il linear 3 facevo una volta rullante, tom, una volta timpano, timpano. Proviamo ad esempio a fare il linear 5 come rullante, charleston, timpano, timpano, e il linear 3, tom, rullante. Quindi, linear 5 e linear 3, due volte linear 5, due volte linear 3. Sentite che figata? Poi ovviamente qua li sto ancora facendo a una velocità abbastanza tranquilla, cioè sembrano già veloci questi. In realtà sembrano veloci, ma io sto usando tre alti per andare così veloce, due mani e un piede, perché alla fine la velocità è tiki 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 tiki. Quindi non è così veloce, ma andando a fare linea io riesco a fare dei fill più veloci perché mi faccio aiutare dalla gamba.
infine, ragazzi, terzo pilastro, il timing. Allora, il timing è una di quelle cose che per i batteristi è sempre un po', ma sì, il tempo, io so andare a metronomo, ma sì, più o meno. Poi arriva un batterista però che sa andare a tempo veramente e ti apre la testa in due facendo pum, pa, pum, pa. Quindi il timing è vero, è andare a metronomo e andare a tempo, ma non è solo quello. C'è tanto da dire sul timing ed è stata una... Il timing è un po' quello per cui io mi sono appassionato tantissimo, l'ho studiato tantissimo, mi sono creato tutto un mondo di studio sul timing e infatti ho creato proprio un corso, è stato il primo corso che ho creato, che è Padrone del Tempo, basato proprio sulla concezione di timing, ma più che altro di riuscire ad avere il perfetto controllo veramente di quello che facciamo, sia nel momento in cui andiamo a suonare lentissimi, che sembra ma non è per niente facile, sia nel momento in cui aumentiamo velocità, quindi andiamo a fare un sacco di cose diverse dal solito. In Padrone del Tempo ci sono tantissimi esercizi che probabilmente non avrete mai fatto, ci sono delle basi assurde in cui si suona con due batterie eccetera. Facciamo così, facciamo un esempio, prendo per prima cosa il cellulare e metto un metronomo, che è sempre un po' l'antagonista dei batteristi, non il metronomo, ma dov'è il metronomo? Ma in realtà all'interno del corso vi spiego che non è così, nel senso, facciamo un esempio pratico. 90 bpm, una velocità a caso, una velocità media, diciamo, né troppo troppo lenta né troppo troppo veloce. Noi siamo abituati a fare questo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tum, pa, pum, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pa. Super seduta questa cosa, veramente noiosissima e eccetera. Quindi proviamo a farlo in un altro modo. Ad esempio, andiamo a spostare il nostro metronomo. Adesso ve lo sposto al volo, ovviamente nel corso vi spiego tutto il modo che c'è per imparare a spostarlo, sia in ottavi come farò adesso, sia in sedicesimi, sia in mille altri modi, ma spostiamo il metronomo. Sentite qua. One, two, three, four. One, two, three, four. Boom, pa, boom, boom, pa, boom, pa, boom, boom, pa, boom, pa, boom, boom, pa, boom, pa, boom, boom, pa. Sentite che è molto più divertente e suona anche molto meglio. Sembra una percussione. Sembra che io stia suonando con una percussione. Sentitelo così. Boom, pa, boom, boom, pa, boom, pa, boom, boom, pa. Così è noioso, è seduto. Sentitelo così. Pum, pa, pum, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pa. Questo esercizio qua di suonare con il click, il metronomo spostato, il click diverso, è un esercizio che sul timing ci migliorerà tantissimissimissimissimo e soprattutto ci permetterà di migliorare divertendoci. Quante volte avete detto che cavolo, devo suonare sul metronomo, non ne ho voglia, vorrei suonare senza, vorrei suonare con qualcuno che almeno mi suoni una percussione insieme a me. Ecco, questo è un modo. Vi faccio vedere, ad esempio, il groove che vi ho suonato all'inizio col fill che vi ho suonato prima, fatto con il metronomo in levare, cioè il metronomo che suona tutti i miei levare di ottavo. Qua. Quindi, ragazzi, come avete visto, vi ho voluto far vedere alcuni esempi dei tre pilastri, secondo me, che un batterista deve assolutamente avere. Se avete altri pilastri, mi raccomando, scrivetemeli qui sotto nei commenti. Secondo me, però, se un batterista ha un buon groove, dei feel carini, nel senso che, primo, sono a tempo, quindi andiamo anche un po' a parlare di timing, ma il timing è sia per groove sia per feel. Facciamo finta che uno vada a tempo. I feel che dobbiamo fare non devono essere banali, devono essere musicali, devono avere qualcosa, un po' creativo, perché sennò
i film che facciamo sono senza spezie, diciamo. Non vuol dire con questo che si devono fare per forza dei film difficilissimi, anche quello che avevo fatto vedere prima di film non è così difficile, sembra magari perché è già un pochettino più intricato del solito, però è un film più che fattibile da praticamente tutti i batteristi, basta mettersi un po' lì, studiare e eccetera. Ovviamente in questo caso, ad esempio, i linear non sono l'unica possibilità che abbiamo di film, ma secondo me i linear sono quelli che ti danno di più la possibilità di essere creativo. Troverete linear fatti da tutti i batteristi, praticamente chiunque andiate a vedere in un concerto, vediate in un video, eccetera, sicuramente alcuni linear, alcuni incastri tra mani e piedi li fanno. Sicuramente i batteristi che vedrete andranno a tempo e sicuramente i batteristi che vedrete avranno un groove fighissimo. Perché? Perché hanno ben saldi, diciamo, hanno piena conoscenza dei tre pilastri fondamentali per i batteristi: groove, feel e timing. Per ognuno di questi tre pilastri, diciamo, ho fatto un corso e, appunto, essendo questi tre, ve l'ho già detto, ma Padrone del Tempo, Batteria Rock volume 1 e Linear Box sono i miei corsi che da oggi fino al 2 novembre, quindi per una settimana, sono in sconto. E quindi, se avete bisogno di informazioni eccetera, scrivetemele pure qui sotto nei commenti, scrivetemi una mail, scrivetemi su Instagram, quello che volete, ovviamente sarò felice di rispondervi, spero di non aver dimenticato nulla. Quindi ragazzi, io con questo la finisco qua e basta, vi ringrazio per essere arrivati a fine video, ci vediamo al prossimo video.